Milito, palla buona per Arias Sanetti, gran giocata di Milito, pressione di Lazzari su di lui, Arias Sanetti, grande velocità supersonica per Sanetti, c'è Eto'o dentro, Eto'o colpisce male, poi Pallone che arriva di mezzo, batte! 1-0 Inter, 5-15, terzo gol con la mano dell'azzurra, e per Pande è partito da metà campo, tutti e due, sia Zanetti ma anche Pande, perché ha accompagnato l'azione. Una partita bella perché il Cagliari gioca palla a terra, si scopre, l'Inter riparte molto bene sulla fascia destra, azione personale del capitano, stratosferico il cambio di passo dove Lazzari, anche lui buono in fase di passo, non riesce a prendere il tiro, sicuramente non eccezionale, ma Pandeve lì con tranquillità e vedi come è accompagnato, si vede da dietro che arriva il taglio di Milito, ma c'è Panda a quest'altra parte solo, anche se rimpallo, ma lui si trova nella posizione giusta, tranquillo e sicuro con l'interno piede sinistro. Super rimpallo, decisiva però la velocità supersonica di Versanetti, un altro passo rispetto a Lazzari. Arrivano da dietro Cordoba e Samuele a saltare, ci sono anche Milito, Eto'o e Thiago Motta, questi sono i cinque saltatori. Partirà Maicon, occhio alla maglia di Cordoba che si è allungata per una trattenuta, palla dentro, Samuele! Completa questa squadra, gioca bene in mezzo al campo di prima, tutto la sua terra, e poi è fantastica, lo sappiamo, la sua grande qualità sui calci piazzati, sulle palle inattive, ancora una volta è lui Samuel che di testa trova il tempo giusto, lo stacca e mette la palla all'altro palo dove Agazzi non ci può arrivare. 2-0, pesante. Eccolo qui Samuel, secondo gol per lui in questo campionato dopo quello con il Siena, aveva trovato anche il gol contro la Dinamo Kiev, quinta stagione all'Inter. Hai visto la dinamica per Luigi, proprio si rivede che lui, Canini lo guarda però non lo marca proprio in maniera, diciamo così, stretta in mezzo all'area di rigore, lui trova il tempo, soprattutto vedi quando va a staccare Canini non ci può mai arrivare, ed è un gioco da ragazzi per lui perché in quella posizione basta toccarla e va dall'altro palo. Metri Maicon oggi su Avia Sanetti, si abbassa Pandev, adesso può ricevere, poi dai Maicon in tu, eccolo ancora, palla dentro per Milito, destro, 3-0 Inter, ma qui siamo veramente alla semplicità del calcio che diventa poesia. Guarda Mourinho che abbraccia Zanetti, questo ecco del lavoro che fai settimanalmente, qui vedi che fai un gol così, hai, come si suol dire, la libidine di vedere la squadra che si propone, per come si allena, per come si prepara, questo è un gol veramente da grande calcio, da grande squadra, e dice vabbè la difesa non sale, non è marca, ma lì c'è la capacità, guarda, nello stretto di tre giocatori di grandissima qualità, poi riesce con due tocchi a rimanere lì la palla, Milito, e poi per lui è facile, anche se non è, con l'interno piede a marcare proprio sul palo più corto Agazzi. Ma che partita, ma che giocatori che sono questi tre davanti. 16 gol in stagione, 14 in campionato, in 1598 minuti, dato aggiornato ora, adesso proverò a fare un calcolo volante, ma insomma siamo...